temi che sono giunti alla mia attenzione in questi giorni, uno oggi e uno alla fine della settimana scorsa. Mi è arrivata oggi la comunicazione da parte di Bike & Co, chiusura store Bike & Co, l'informazione che è giunta per mezzo stampa alla fine della settimana scorsa, dove anche l'assessore a sua insaputa si è ritrovato con lo store chiuso. Capisco che dato in concessione non è direttamente alle dipendenze dell'amministrazione comunale, però ritrovarsi a dover scoprire senza nessuna riga, semplicemente per il fatto che questo negozio venisse chiuso da parte del gestore, ha dato, non dico problemi, però molto stupore su come vengono gestite un servizio ritenuto fiore all'occhiello di questa amministrazione. Capisco la necessità da parte del gestore di diversificare, anche nella nota che hanno spedito oggi ai possessori di abbonamento, in cui dicono che verranno dati sia tramite servizi online sia tramite con accordi dinamiche. Spero che la mia domanda c'è nella mia preliminare, c'è proprio una volontà di capire se ci sono degli accordi reali con gli uffici turistici della città per soddisfare le domande che poi verranno poste soprattutto dai turisti. Per fortuna è un episodio accaduto in un periodo non di forte afflusso turistico e non di forte afflusso all'utilizzo di un servizio del genere, e quindi ci sarà modo da qui alla primavera di risettare il servizio e ridare la possibilità a chi usufruisce del servizio di andare a chi non lo conoscesse a capire in altro modo attraverso gli uffici turistici o altri punti di concessione. L'altra segnalazione invece mi arriva da un utente della strada che mi segnala come dal suo abbonamento Telepass l'utilizzo del tratto, solo del tratto della pedemontana di Como, risultasse pagato al 100%. Al che, nonostante fosse iscritto con il servizio con quella targa al conto targa, l'utente ha chiamato, che utilizza sia il tratto pedemontana di Como sia il tratto pedemontana che di collegamento con Varese, solo tratto di Como, non è previsto nessuna restituzione del previsto 50%. Così gli hanno risposto al call center di pedemontana. Perché l'operatore gli ha spiegato che pedemontana ha dato in concessione ad altro operatore, che non prevede nessuna restituzione dei 2 mesi previsti dello scontistica di quanto dato. Quindi io vorrei capire, è una cosa che succede a nostra insaputa, ne siamo consapevoli e in un qualche modo dovremmo informare i nostri concittadini che usano solo il tratto di Como, o è una novità assoluta? E se questa novità è dovuta semplicemente a una errata interpretazione delle indicazioni date da pedemontana agli operatori del call center, perché in un primo momento lo sconto doveva essere immediato, in un secondo momento si doveva pagare una tariffa completa e poi ci sarebbe dovuta essere una restituzione da parte di pedemontana sul conto del Telepass, ad oggi invece sulla bolletta del Telepass questo utente, e penso non sia l'unico, si è ritrovato cifra piena. Chiamando il call center gli hanno risposto no, così è perché questi sono gli accordi con un operatore esterno che non dipende direttamente da pedemontana. Spero che ci sia stata semplicemente una mala interpretazione, però se così non fosse è l'ennesima presa in giro che pochi utenti che utilizzano quel tratto di strada andranno a subire. Sicuramente non favorirà l'utilizzo ulteriore della strada. Grazie. Grazie, consigliere Ceruti. Consigliere Ceruti.